Grazie Presidente. Allora, il consigliere De Priamo chiede che Fratelli d'Italia sia riconosciuto come il gruppo che per primo ha affrontato la questione. Io, in qualità di Presidente della Commissione Patrimonio, preferirei evitare certe discussioni e andare sul concetto, no? Sul tema, sul contenuto dell'atto, né sulla forma e né soprattutto sull'appropriazione di tematiche che sono incancrenite, rimangono lì da anni, anzi decenni, all'interno di Roma Capitale. Noi come consiglieri di maggioranza, quando ci siamo approcciati al progetto Borgo degli Artigiani, che appunto risale a Veltroni, intanto ci siamo accorti che non era un progetto, era semplicemente il trasferimento di alcune botteghe da un luogo ad un altro luogo. Da lì a chiamarlo progetto, beh, insomma, ce ne vuole. Con il presidente Coia e i membri della commissione abbiamo deciso che era giusto che l'argomento venisse portato in commissione e che la commissione fosse congiunta. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo udito le persone, gli artigiani e le associazioni che vivono quel pezzo della nostra città quotidianamente, abbiamo capito i problemi che c'erano e abbiamo deciso di collaborare all'interno delle commissioni maggioranza e opposizione, e poi abbiamo prodotto un atto di maggioranza che abbiamo continuato a discutere e a mettere a disposizione delle opposizioni, recependo tra l'altro, e ciò ci è stato anche riconosciuto da altri consiglieri di opposizione, gran parte delle considerazioni che sono emerse all'interno della commissione congiunta. Questo proprio perché, per questo motivo, no, la motivazione per cui un atto poi lo si discute nelle commissioni deve essere questo, quello di aprire la mente e aprirsi a delle considerazioni che vadano al di là anche, no, dell'appartenenza politica, chi è di destra, chi è di sinistra. Si lavora per un progetto e per cercare di migliorare una proposta che comunque chiede, oltre ad allargare questa progettualità e a realizzare una progettualità che in precedenza in realtà non c'era e che non era neanche stata toccata minimamente come argomento dai precedenti consiglieri capitolini, perché il Borgo degli Artigiani, progetto del appunto ereditato da Veltroni, non aveva assolutamente coinvolto i consiglieri né di maggioranza né di opposizione. Noi ci teniamo a farci partecipi e protagonisti di alcuni temi, di dare delle indicazioni che siano politiche e non solo, ma anche di far sì che questo percorso poi torni saltuariamente e chiaramente con tempi prestabiliti all'interno delle commissioni stesse, affinché non solo la maggioranza o i proponenti siano a garanzia della costruzione e del buon andamento del progetto, ma che di ciò se ne faccia carico anche l'opposizione. Quindi noi ci augureremo, noi auguriamo insomma un buon lavoro a chi dovrà portare questo progetto, costruire questo progetto e portarlo avanti nell'ambito sia degli assessorati che dei dipartimenti, ma come consiglieri ci faremo partecipi e protagonisti poi di controllare ed eventualmente anche dare ulteriori indicazioni per il buon esito di ciò che oggi noi andiamo a votare in aula. Grazie.